Piacere adesso di presentarvi il nostro amico Eugenio Agnello. Buonasera Eugenio. Buonasera a voi. Grazie soprattutto di aver accolto il nostro invito. Ed Eugenio è qui perché è in veste di un creativo anche lui. La settimana scorsa abbiamo avuto un ragazzo, anzi un paio di settimane fa, che ha creato il social table, qualcosa che ha a che fare con i social, quindi con Facebook. Adesso invece la creatività di Eugenio Agnello sta in quello che riguarda le applicazioni che sono fondamentali o comunque di aiuto nel nostro mondo ormai tecnologico. La creazione riguarda un aspetto legato al trasporto, quindi vorrei che me ne parlassi tu di MoveIt. È legata al trasporto urbano di Agrigento, è un'applicazione già da qualche giorno scaricabile gratuitamente su tutti gli store, quindi Android, iOS e Windows Phone, e consente a chiunque di poter pianificare un viaggio e decidere di andare da qualche parte ad Agrigento e attraverso l'applicazione avere le informazioni sulla fermata più vicina, sull'autobus più prossimo per poter raggiungere la destinazione. E l'applicazione ti dà tutto il percorso, le informazioni fino alla fermata più vicina, la durata del viaggio che farai con l'autobus e poi da lì eventualmente il nuovo autobus da prendere e poi il tratto finale a piedi. Quindi è veramente sostituisce totalmente quello che può essere la necessità di andare da un info point per i turisti, certo, oppure un residente. Ma da Agrigento abbiamo un info point a proposito? Ma c'è lì vicino la questura e nella sede della provincia, un ufficio turistico. Comunque anche un aspetto legato ormai al trapasso dal cartaceo al tecnologico, perché ormai con i telefonini insomma siamo tutti, sì. Almeno ognuno di noi in Italia, forse sono più i telefonini che gli abitanti, quindi sicuramente a scaricare questa applicazione serve proprio a muoversi meglio. Io poco fa facevo dei cenni perché noi siamo anche in post produzione video, quindi non vedendo Lillo mi ero un attimino allarmato, ma a quanto pare è tutto a posto, ci riprendono, vedranno questi gestacci da parte mia per capire dov'è che è andato Lillo, invece è costantemente con noi. Caro Eugenio, come ti è venuta questa idea? Da cosa hai preso spunto? Mi trovavo un evento di marketing che era una startup weekend dove ci sono tanti gruppi di ragazzi che propongono le idee più innovative per poter realizzare un business, e da lì c'era un qualcosa di simile. C'era un gruppo che da un'idea di localizzare delle persone o dei mezzi per poi fare tutta un'altra cosa, mi è venuta questa idea. Dico, ma è possibile, esiste qualcosa del genere di poter localizzare gli autobus oppure creare un'applicazione che attraverso degli orari e delle fermate si può avere delle informazioni più precise, molto più facili e interattive da avere? E quindi da lì pian piano sono stato circa un mese e mezzo per cercare di capire, perché non avevo idea io di dello scenario di questo genere di applicazione. Quindi pian piano mi sono... Soprattutto studiare anche la mappa di Agrigento, nel senso capire un po' il nostro territorio, le frazioni che a volte, come sai benissimo, vengono servite dai mezzi pubblici, però tanta gente non è al corrente, quindi sicuramente questo è un aiuto importante che serve alla collettività. Sì. Il comune di Agrigento sta rispondendo a questa tua iniziativa, ne state parlando, hai avuto modo di, o comunque avrai modo di incontrare. Abbiamo fatto già una conferenza stampa a Confcommercio, c'era l'assessore Beniamino Biondi che ha detto che ne avrebbe parlato con l'assessore Del Ramo e che mi avrebbe contattato, perché l'ideale è che questa applicazione poi venga gestita e aggiornata dagli enti pubblici, quindi il comune o l'agenzia di trasporto urbano che è la tua SRL. Quindi quando cambieranno gli orari, quando ci saranno degli aggiornamenti, l'ideale è che lo faccia direttamente. E già questa applicazione dialoga con tutte le agenzie di trasporto pubblico, quindi ha una predisposizione questa applicazione per dialogare con le agenzie di trasporto, quindi è già pronta per questo. Ed è molto bello, ma mi incuriosiva sapere se già qui in Italia qualcosa del genere è presente. Ci sono 20 città che sono servite da questa stessa applicazione. Sta un po' sbaragliando perché inizialmente, qualche anno fa, c'erano le agenzie di trasporto nelle grosse città che si dotavano autonomamente di un software e di un'applicazione per servire gli utenti. Da quando invece è arrivata questa applicazione MoveIt, grazie a un
con volontariato locale nelle varie città, quindi alla collaborazione di persone di buona volontà nelle varie città, già la 20ª città Agrigento che c'è in Italia. Sarebbe la prima in Sicilia? La terza dopo Palermo e Catania. Bene, quindi speriamo che vada in porto questa iniziativa valida, e soprattutto perché comunque è legata alla collettività, e sappiamo bene che fare il bene di tutti vuol dire aver fatto veramente bene. Eugenio, vuoi salutare qualcuno? Tu nella vita cosa fai? Però dai, diciamolo chiaramente. Io faccio il consulente di web marketing, quindi faccio siti web, mi occupo di comunicazione online. Dai, che poi ci fai il sito di Che Gran Serata, che dici? Ma sì, magari. Ecco. Oh, ma non ci sono soldi, eh. Va bene, comunque Eugenio, io ti voglio ringraziare, sei stato paziente perché hai aspettato anche tantissimi ospiti che si sono susseguiti qui su Radio In Agrigento. Ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo futuro e speriamo di muoverci meglio con il Movite di Eugenio Agnello. Ok, grazie. Grazie a te, una buona serata, e noi continuiamo su Radio In Agrigento. Tra poco ancora musica.